Parte una squadra che è abituata a queste partite, a questi palcoscenici, a questa categoria, dall'altra senza dubbio la fuorisede, l'abbiamo più volte detto, Team Marino contro il Red Bull Cortona, inizia anche l'apertura dei Red Bull che iniziano con leggero ritardo, con il riposo della prima giornata, iniziano dal Team Marino, dall'avversario più difficile, Beninati, Lumia, poche diciamo sostituzioni, pochi cambiamenti con la Licata fuori, con l'ingresso di Bianco che oggi però non è presente, è stata la chiusura di Buscemi, Fasino, prova a scattare Beninati, va Fasino da solo, appoggia per Lumia che stoppa, può cacciare Lumia, il palo del Red Bull Crotone con Capitan Lumia, con Gaiano battuto, palla sul fondo, prima occasione per il Red Bull, attento il ripartito, ok Buscemi Di Salvo, cambia tutto da Russo, attento il restivo, riprova Di Salvo, eccolo qui la risposta immediata dei Team Marino con l'altro palo colpito stavolta Di Salvo, i due numeri, i due attaccanti da una parte e dall'altra si fanno sentire. Sulla metà campo ancora Russo, supera anche Fasino, Russo probabilmente Russo calcia! Una grandissima azione personale di Ruggero Russo, palla alta. Team Marino, se non con Romano, spesso e volentieri, Fasino. Presento a Pursumal, errore Fasino, Pursumal non punisce Colonna, la Galla stoppa il pallone, torna indietro da De Lucia. De Lucia si accende, a calcia De Lucia, un buon tiro, buonissimo tiro, che per poco non si intaccava le spalle di Gaiano. Che ha osservato soltanto, palla sul fondo. Russo manda letteralmente a barra di Lucia, mette in mezzo per Pursumal, Colonna a dire di no. Adesso la prima vera azione da gol è Team Marino, potentissima dopo quella di Di Salvo, il palo di Di Salvo. Terza Buscemi capisce le intenzioni del difensore avversario, Fasino, restivo, può cacciare il restivo, lo prova Gaiano, bravissimo a dire di no al restivo, che quando trova la porta è sempre pericoloso, perché c'è Fasino attentissimo. Ricky, 3 contro 1, Pursumal può servire Di Salvo, si accentra Pursumal e qui è un errore suo del Danielito, palla fuori di Fisio. 0-0, bella partita. Restivo, Ventino restivo, un buonissimo tiro in Gaiano, qui molto molto imperfetto e restivo, fa il primo gol dei Red Bull Crotone in questa Lega per prima apertura con un gran sinistro da fuori area dove Gaiano poteva senza dubbio fare di più, 1-0. Colonna, Beninati la lunga di testa, attento però Pursumal, ancora Russo, ragiona, può servire Di Salvo, la lunga ancora Di Salvo, calcia Colonna, chiude tutto, sta parlando di tutto in questo primo tempo Colonna. A negare ancora una volta la gioia da Lino Di Salvo. Russo allunga ancora per Di Salvo, ci riprova e stavolta non sbaglia. A Lino Di Salvo pareggia tutto, ce l'ha scritto sulla maglia, il risultato 1-1. Pursumal ha già battuto, ancora Pursumal, fatta di tutto il campo, fa tutto bene. Pursumal ancora Di Salvo, troppo leggero sotto porta, lì deve bucarci la porta, non ci riesce, palla alta. Burrera per Restivo, ci arriva Romano, ci arriva prima però Restivo, ancora Restivo al limite, poi si vede Burrera che calcia, la impatta malissimo e la palla va fuori, ma da lì non puoi sbagliare. Ru De Lucia, Restivo per Burrera, Burrera può servire la Galla, lo serve al limite, la Galla carica il destro e prova, e Gaiano fa una gran parata che perdona a metà il suo errorone sul primo gol. Salvo si è mosso con un po' di ritardo, Restivo 3 contro 2 a vuoto Romano, c'è la Galla per mettere in mezzo per Burrera, calcia la Galla e si stanno mangiando l'impossibile, adesso il Red Bull Crotone occasionissima, trepidi la Galla, so giù da Colonna, non c'è nulla secondo Calli, poi ripartenza il Red Bull, davvero nessun attimo di pausa, Restivo salunga solo, Restivo calcia Gaiano a vuoto e la doppietta di Nicolò Restivo, tanti tentativi per il Team Marino, tutti vani al primo tiro in porta del Red Bull in questo secondo tempo. Siga il gol, la doppietta, Nicolò Restivo 2-1. Ah vabbè. Occhio a Russo al limite, può mettere dove Pursumal, Colonna esce bene, un salvatore di patria Colonna oggi. Chi è che la edita? Russo, Romano si accentra, Romano calcia, Romano! Un bellissimo tiro ceretta al palo, palla sul fondo. Fasino a difendere il pallone tu Di Salvo, prepotenza di Fasino, supera anche Pursumal, Fasino per chiudere la partita, Fasino, Gaiano chiude le gambe, la porta in faccia a Fasino, ancora partita più aperta con Romano che può servire il Russo, Romano provava in bamboletto, Lucia, ancora Romano, Colonna prende anche questa, le sta parando tutte.
sta succedendo? Burzumal con calciare di sinistro, temporeggio un po' troppo, tempo scaduto già da un bel po', non c'è più tempo, lo segnala anche Callipo, finisce qui il Red Bull Crotone, fanno l'impresa battendo i team Malino, tutta la difesa ha fatto una grandissima prestazione, barriera davanti alla porta di Colonna, è 2-1 che mette i primi tre punti il Red Bull Crotone di Lumia e porta in pareggio nella classifica con i team Malino, i favoriti di questa Serie B.